Eccoci qui per la nostra nuova puntata di WhatsApp qui su Otcorn. Oggi chiamiamo Lucia Mascino. Ciao Lucia, come va e come hai vissuto questi mesi di isolamento forzato? Ciao Andrea, ciao a tutti. Come ho passato questi mesi di isolamento forzato? Beh, ho attraversato diverse fasi, non quelle stabilite dall'esterno, ma mie organiche. Ho iniziato che mi sono dovuta tenere un po' calma perché non sapevo come avrei reagito. Era la prima volta, no? Per tutti, quindi non sai mai una cosa imposta come ti fa, che effetto produce. Se non lo so, ho avuto timore che mi creasse una grande agitazione questa costrizione. Invece poi mi sono resa conto che non solo riuscivo a starci calma, ma desideravo per assurdo ancora più raccoglimento, cioè invece di andare a finire in aperitivi su Zoom, eccetera, cercare di uscirci da qua, mi veniva naturale, forse come, non so, come quando gli animali sono feriti che si mettono dietro un cespuglio, si nascondono. Non ero un animale ferito, ma l'immagine che mi viene è quella, cioè come quando sei un po' spaesato, io mi sono un po' chiusa dentro di me. E poi dopo questo raccoglimento, quindi ho sentito un po' il piacere di stare nel presente. Un presente assoluto, senza orizzonti, senza chiarezza di quello che c'è dopo, un presente e basta, che poi è una condizione che, diciamo, nella recitazione si cerca molto, questo riuscire a stare solo nel qui e ora. Sicuramente è stato facilitato dal fatto che la mia casa è esposta a est e quindi c'è molta luce che entra e questo dava un po' di aria. E questo sicuramente è stato importante. E poi mi sono messa a viaggiare un po' con le parole di Pierluigi Cappello, che è un poeta che già mi piaceva molto, ed è un grande viaggio possibile quello che si fa con le parole, e quindi l'ho fatto per me perché ne avevo bisogno, e anche perché lui è molto nella contemplazione, nel rapporto con le piccole cose a cui riesce a dare grande spazio. Quindi io l'ho fatto per me di avvicinarmi a quelle parole. Poi l'ho fatto anche, diciamo, l'ho messo su Instagram e ho fatto questo piccolo viaggio, non so, ho fatto una cosa, viaggio in senso di puntate, di varie puntate su di lui. E poi, finita questa fase 1, la mia fase 1, verso il 15 aprile, si è come esaurita. A un certo punto è iniziato invece a venirmi un po' di inquietudine di vedere che cosa succedeva fuori. Che cosa succedeva fuori, non nella strada, sulla strada o negli altri, perché guardavo tutti i giorni i TG, quindi ero abbastanza aggiornata di quello che succedeva fuori con tutti i dolori che comportava guardare il TG. Ma io dico fuori nel senso della mia categoria, lavoratori dello spettacolo. Quindi mi sono iscritta a una serie di tavoli di dibattiti in corso, fatti da gente, insomma, che sta molto bene in prima linea, che combatte bene. Io invece mi sono solo affacciata, agganciata per capire che cosa stava succedendo. E poi adesso c'è la fase 3 che sto vivendo, che corrisponde quasi alle fasi esterne, perché in questo periodo uno è diventato più sensibile a percepire intorno l'atmosfera. E questa fase 3 è, diciamo, i motori un po' accesi col la non chiarezza di dove andare, quindi c'è quasi forse più irrequietezza. Queste sono state un po' le mie fasi di questo isolamento forzato. Ho cercato di essere stretta, ma io purtroppo vedo che ho la chiacchiera andante. Non ho imparato in questo isolamento forzato ad essere concisa, purtroppo. Ecco, e poi in realtà noi ti abbiamo chiamato perché in questi giorni arriva su tutte le piattaforme Odio l'estate, l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo, in cui tu interpreti la moglie di Giacomo. Com'è andato il set? Com'è stato a girare con i tre pazzi? Sì, avevo sentito questa notizia che il film esce su varie piattaforme e sono contenta ovviamente di questa notizia, e perché è appena stato al cinema, non mi aspettavo uscisse già sulle piattaforme, in tutte, non so nemmeno se si dice su, tutta una terminologia nuova da usare, perché prima si diceva, sai che il mio film sta uscendo al cinema, adesso si dice sta uscendo in piattaforma, non lo so, comunque la impareremo anche questa, perché mi sa che per un po' andrà di moda. E sono contenta perché è un film che mi è piaciuto subito, da quando ho letto la sceneggiatura a quando l'ho visto. Mentre lo giravamo non avevo ben capito il tono, questo strano incrocio, cioè avevo immaginato che fosse più spinto, cioè che spinto, attenzione, intendo
come attore spingere il pedale dell'interpretazione, intendo quello, più spinto nei caratteri, nella commedia. E invece Massimo Venier è stato molto attento a tenerci tutti, ad amalgamarci, questo strano gruppo di questo trio mitico, stupendo, con cui ero felicissima di fare un film, e quest'altro trio, che eravamo io, Carlotta e Maria, che invece ci trovavamo per la prima volta insieme all'altro trio e formavamo un sestetto. Devo dire, piuttosto esplosivo. Com'è stato girare con loro? È stato facilissimo, perché loro sono estremamente accoglienti, galanti, galanti nel senso che magari ti portavano fuori a cena. La prima cena che abbiamo fatto insieme era stranissima, perché c'erano loro tre, le tre mogli vere e noi tre mogli non, diciamo, del film. E poi galanti intendo in questo senso, non perché gli uomini debbano essere necessariamente galanti, ma galanti nel senso che sono persone eleganti, nel senso dell'animo, hanno l'anima elegante. E quindi sì, sono cacciaroni, però la pasta umana è proprio di valore, c'è poco da fare, ma infatti fanno delle cose belle perché sono persone belle, questo penso, sinceramente. E quindi insomma è stato facile. Lavorare con loro è stato proprio facile e poi è stato estremamente commovente vedere il risultato perché poi è uscito il giorno in cui il film c'è stata l'anteprima a Roma, era il giorno del mio compleanno, quindi ci siamo fermati a vederlo, chi più chi meno, qualcuno si è fermato, qualcuno è andato a cena e poi ci siamo trovati tutti per un brindisi, insomma è capitato una cosa, è stata un'avventura anche umanamente molto bella, questo penso. E si sente. E l'ultima domanda invece riguardo la situazione. Sei ottimista? Come vedi i prossimi mesi per cinema e teatro? Allora, un po' sì, sinceramente, perché è così grave la situazione che forse saremo costretti a inventarci qualcosa. Ci sono già tanti tavoli di dibattito attivi, io penso che essere positivi non si sbaglia mai, non si sbagli mai, e che abbiamo bisogno di energia, siccome il pensiero positivo dà molta più energia, non ci possiamo permettere di essere polemici. Questo è un momento in cui non possiamo nemmeno essere polemici, dobbiamo veramente affrettarci a unirci, affrettarci a creare un fronte compatto dei lavoratori dello spettacolo per trovare delle soluzioni, sia con i piedi su un piano di realtà, ma anche con delle invenzioni, con delle innovazioni, con delle intuizioni. Ecco, penso che sia un momento cui siamo tutti chiamati a partecipare con l'appoggio del governo. Ovviamente questo non può essere fatto da soli, non sono solo idee creative che servono, serve anche un piano d'emergenza che ci traghetti da qui alla riapertura di cinema e teatri. E magari quelle soluzioni che troveremo, potranno viaggiare insieme alla riapertura. Non è detto che sia solo tutto negativo, insomma, forse possiamo trovare delle soluzioni interessanti da cui non si tornerà indietro, insomma, preziose che ci accompagneranno anche dopo. Speriamo. Cioè, combattiamo perché sia così, non speriamo perché lo fa qualcun altro, lo dobbiamo fare tutti, cioè ci dobbiamo mettere lì e dialogare, come diceva qualcuno, parlare, parlare, parlare. Sì, parlare per costruire delle soluzioni. Mi sembra di vedere che il cinema ne abbia già trovate alcune rispetto al teatro, che sia un passo più avanti, perché ci sono le piattaforme che si stanno creando delle nuove piattaforme in collaborazione con i cinema, mentre il teatro, essendo spettacolo dal vivo, è un po' più in difficoltà, ma non è detto, ci sono state delle proposte come quella di Monica Guerritore, che non mi è dispiaciuta, come la lettera aperta di Vaci, sappiamo i teatri, ce ne sono state varie. Ecco, penso che sia davvero un momento pieno di fermento, oltre che drammatico, e quindi sono un po' ottimista.